Capitano Partidaso. Benvenuti a Napoli-Roma, il quarto match della YouTuber League, un clima incredibile, un evento serale, il primo di questa YouTuber League, ciò nonostante il supporto è meraviglioso, io sento a malapena la mia voce e fortunatamente da questo punto di vista oggi non commenterò la partita perché la giocherò, sarò il capitano della Roma che esordisce oggi nel gruppo del Sud. Napoli che invece ha già giocato in casa della Lazio perdendo ai calci di rigore. Oggi è un'altra storia, voi state vedendo in grafica la situazione, quello che sarà il prossimo impegno perché torneremo su a Milano tra 7 giorni, vi aspettiamo al centro sportivo Bettinelli il 21 dalle 14 per Milan-Juventus. Adesso però, prima di iniziare a fare sul serio, riaccolgo, visto che non c'è stata una settimana fa a Torino per Juve-Inter, la nostra lasagna che torna, eccola qui. Ciao, siamo tornati! Sono emozionato. Anch'io molto, perché c'è questa atmosfera veramente carica, carichissima oggi. È la tua prima volta a Napoli? Mia prima volta a Napoli, che mangerò per la prima volta la pizza napoletana e che sento com'è la fede calcistica dei napoletani. Si dice che al sud ci sia tanto calore, direi che oggi lo si capisce molto bene, però c'è una differenza rispetto al solito. Perché io oggi mi devo concentrare sulla partita. E quindi, sai, io da telecronista sono un po' geloso del mio mestiere. E quindi ho detto, ma chi mi può sostituire? E ne ho scelti tanti insieme. Perché lui è bravissimo nelle imitazioni, ma è anche un grande telecronista. Quindi chiamo Ematoshi. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Grazie Fede per l'invito, bellissimo, atmosfera incredibile. Quale telecronista ti aspetti in un Napoli-Roma del genere? Sai che non ho sentito la domanda. Quale telecronista ti aspetti in un Napoli-Roma del genere? Beh, direi allora, partirei con un Maurizio Compagnoni, proprio così bello carico. Poi chi lo sa, vedremo durante. Vedremo durante la partita. Allora, facciamo così, scaliamo i microfoni. Vado a fare una bella cosa. Mi cambio, però fammi parlare. Mi cambio. Lei si occupa delle interviste, poi scendiamo in campo e ci divertiamo. Che atmosfera! Ciao ragazzi! Ci vediamo in campo! Roma, no, bastardo sei tu! Roma, no, bastardo! Roma, no, bastardo sei tu! E invece sono ancora qua perché, come sempre, prima di partire con un match della YouTuber League, ringrazio Numero 10, il nostro sponsor, colui il quale ci permette di portare avanti questi progetti, di viaggiare in giro per l'Italia, di regalarvi e regalarci queste serate o pomeriggi magici. Numero 10, lo sapete, è un'app tra le più scaricate in questo momento e vi dobbiamo ringraziare perché è un'app gratuita e ricca di contenuti a voi dedicati. Pensate che per ogni calciatore ci sono più di 100 statistiche, insomma tanta roba, potete seguire la vostra squadra del cuore e, grazie a Numero 10, abbiamo vissuto insieme un contest, un giveaway che è terminato, si è chiuso con i vincitori che verranno annunciati su Instagram. Quindi oggi vi presento, fino a metà novembre e quindi per le prossime 3 partite della YouTuber League, il nuovo contest che è FIFA 23. Potete vincere una copia del nuovo titolo dell'EA Sports, ovviamente gratuitamente, e vi basta scaricare l'app dal primo link in descrizione e dal codice QR che vedete qui alla mia sinistra. Registratevi sull'app, specificate qual è la vostra squadra del cuore e potete essere sorteggiati per vincere. Adesso vado veramente a cambiarmi. Sentiamo un po' di sensazioni. È Napoli-Roma, signori! Oggi la prima in casa, la prima partita organizzata da Federico in casa a Napoli, il pubblico ha risposto bene, ora tocca a noi rispondere e non dobbiamo fare brutte figure avanti a tutta questa gente che è venuta qui per noi. Hai paura, con tutto sto pubblico del Napoli? Beh, diciamo che oggi, essendo il mio esordio, è un esordio con un pubblico assurdo. C'è un'atmosfera incredibile, però il vostro è il freestyle. Più gente c'è, più c'è questo clima e più si casa. Paura! Eh! Di chi? Di Sequel!
Con tutto questo pubblico contro, segnerai? Beh, devo dire che fomenta effettivamente avere tutta sta gente, anche che magari ti tifa contro, è una cosa che ti stimola, quindi perché no, magari lo possiamo mettere. Non ho mai visto così tante persone a fare il tifo, spero per i ragazzi che comunque li vedo preparati, eccetera, per il resto bella partita secondo me. Capitano della Roma, telecronista, e aggiungete voi che altro? Sensazioni? Allora, contrastanti, perché per quanto io amo fare la telecronaca e per il clima che c'è stasera, commentare questa partita sarebbe stato bellissimo. Giocarla da capitano della squadra in trasferta è una grande responsabilità, per noi è importante, partiamo oggi, loro hanno già giocato, sono arrabbiati per la sconfitta con la Lazio, noi vogliosi di capire chi siamo, vediamo che succede. Vabbè, ma tu non dovresti temerlo il Napoli, visto che nell'ultima partita hai fatto tripletta. Altra storia, altra competizione, altro calcio, perché era calcetto, calcio a 5, YouTuber Summer Cup, era un Napoli meno forte. E quanti pali prendi stasera? Intendo in campo, eh. Ah, no, non con le ragazze, dici? Vabbè, allora, in campo spero pochi, ma lo dico sempre, e continuo a prendere pali almeno quanti gol, capito? Cioè, se non più pali che gol. Come hai fatto a entrare in campo? Non è stato impossibile? No, vabbè, in realtà è stato molto facile, bastava deviare qualche persona, è brutto da dire, però ce l'abbiamo fatta. Però a prescindere, i romanisti si hanno parcheggiato a 4 frecce. Speriamo di non finire ai rigori questa partita, perché con la Lazio, quindi bisogna dare tutto all'inizio. Sì, vabbè, vogliamo, a parte gli scherzi, dare a questa gente quello che non ha mai avuto in questi anni, ovvero una vittoria in qualcosa. Ma non essere così negativo. Dai, forza Napoli! Sempre, quello sempre, sempre. Ragazzi, è il momento di annunciare le formazioni. Il portiere della Roma, Antoine Pellegrino, Rivera, Rey, il Bas, Siquo, il Principe, Kuhn, il capitano della Roma, Federico Marconi! La formazione del Napoli! Il portiere Dario! Iannace! Mirko! Fabio Di Mauro! Con il numero 9, il bomber Cristo! È il momento del capitano! Si parte, subito rimessa laterale quindi per la Roma, che prova ad avanzare, si gira con questa palla al Napoli solo per un attimo, Principe, il destro, ed è la prima conclusione ad opera della Roma, che fa ripartire i suoi subito con questa conclusione, il destro, la parata di Antoine, incredibile, poi ancora Crispo, e la parata straordinaria di Antoine, prima vera occasione da rete. La palla che passa, Antoine esce, arriva anche Di Mauro, attenzione Di Mauro, Antoine fuori dai pali, Di Mauro si gira e la palla che finisce di pochissimo al lato, altra occasione per il Napoli. Federico Marconi ancora cerca di centrocampo, prova ad avanzare il destro e Dario, primo squillo da parte della Roma. Palla in avanti ancora per Crispo, spalla alla porta, lo fermano Pellegrino e Principe in combutta, grande giocata di Principe che prova a servire Marconi in profondità, la palla che rimane lì, Mancino la deviazione, altro squillo della Roma che c'è.
che basta! E c'è il vantaggio! Assist di Federico Marconi e Rey da Poggia! E subito 1-0! Quinto minuto di gioco! Chiede di usare la testa il capitano della Roma, che ha battuto un grande calcio d'angolo. Ancora per Di Mauri, mezzo a due, tra Principe e Pellegrino. Lo aspetta il Napoli, attenzione alla palla che passa, il cross in mezzo, la palla che arriva lì in rete! Un grandissimo gol di Iannacci, che sfrutta la respinta corta di Antoine, ed è subito 1-1. Troppo facile per il portiere, che prova subito a rilanciare il bomber. Crispo si gira, benissimo, grandissima chiusura di Pellegrino. Lato corto della rigore, si accende ancora Mirko, di punta, traversa incredibile, mamma mia, rimane in attacco Napoli con Di Mauro, grandissimo gol del Napoli, 2-1 quando siamo giunti al nono minuto della prima operazione di gioco. Allarga bene il G7, intercetta tutta la Roma, la riperde ancora Di Mauro, che se ne va anche a Rivera, ed è il primo cartellino giallo. Eccolo qua, la finta parte di Mauro, Antoine ancora, bravissimo questa volta a respingere. Prova però a ripartire la Roma, si gira benissimo Kunz, attenzione Kunz, forse una spallata per l'arbitro, è soltanto calcio d'angolo, non c'è fallo, quindi timido il passaggio, intercetta la Roma solo per un attimo che non riesce a ripartire. Buona anche la difesa qua da parte di Kunz. Poi Principe è duro, batte il pallone d'aria un po' troppo frettolosamente, regala la palla alla Roma, Principe in mezzo al campo, Principe! Grande parata, grande tiro. Vanno a cercare Kunz ancora. Grande scavetto per Federico Marconi, che prova a puntare il G7. Lato corto dell'area di rigore. Prova a mettere con il mancino in mezzo. La palla che rimane lì. Il boss, il destro. Sul fondo. Kunz, grande giocata. Grande inizio, però perde un pallone sanguinoso, attenzione, vediamo Marconi che prova ad andare, ritorno di Kunz. Con G7. Il Principe riesce a recuperare un altro pallone e sarà uno contro uno. Federico Marconi si appoggia a Principe, il destro! E la palla che passa vicinissimo al palo, altra occasione per la Roma, ancora sui piedi di Principe. Attenzione, vediamo Crispo, il destro! Che gol di Crispo! Una bomba da i 15 metri e Napoli 3, Roma 1! Mamma mia che gol! Ancora lui, il bomber anche oggi! Posso aggiungere una cosa? Crispo, oltre che bello, è anche molto bravo! Vediamo Kunz, prova a girarsi, fermato ancora da Kunz. Attenzione Kunz, dentro l'area di rigore, Kunz. Tanto per un attimo però, si lotta là davanti, prova Fede Marconi. Palla che schizza nelle mani di Dario. Prova un anticipo, attenzione la palla che rimane di Kunz. 4-1 Napoli! Tempo 4-1 Napoli, che domina la prima frazione di gioco. Dovrà fare molto di più la Roma se vuole uscire almeno con un punto da questo campo. Secondo me stiamo a giocare troppo larghi, siamo troppo larghi e concediamo troppo. Hanno fatto gol secondo me solamente su errori nostri, quindi se riusciamo a trovare un po' più di compattezza nel secondo tempo magari possiamo combinare meglio. Il Napoli dà paura, il pubblico vi ha gasato un sacco, siete 4-1 e volete mantenere questo tiro? Assolutamente sì,
Stiamo giocando veramente bene di squadra e dobbiamo continuare così, magari altri quattro. Cioè, abbiamo visto una cosa particolare durante il tuo gol. Qualcosa sulla maglietta, che cos'è? È una dedica a una delle persone più importanti della mia vita e quindi le mando un grande saluto e per me questo gol è tanto importante da dedicarlo a lei. È qua stasera? Cosa? È qua stasera lei? No, vorrei, però la prossima volta magari. Va bene, grazie. Buona fortuna per il secondo tempo. Capita subito di mano. Sbaglia il tocco perfetto. Allora la Roma, possibilità, sbaglia tutto. Capisce tutto e riparte il Napoli. Attenzione, attenzione a Kitz, velocissimo Kitz. Deve uscire Antoine. Cost to cost di Kitz. Di Mauro. Col mancino salta lì e lascia Principe Di Mauro! Mamma mia che gol! 5-1 Napoli! Fantastico gol di Di Mauro! Con il mancino ha portato a spasso la difesa della Roma. Ha lasciato lì Principe. Rivera che prova a mettere in mezzo. Facilissimo ancora per Dario che fa un rilancio bellissimo. Attenzione Crispo, si gira Crispo! Ancora Crispo! Mamma mia che gol! Un'altra bordata da fuori area! Non può nulla Antoine! 6-1 Napoli! Attenzione, vediamo ancora Crispo! Dentro l'area Crispo! Antoine stavolta, bravissimo! Perché non si vedeva un 6-1 dal 1998! Ed è ancora Crispo! Stavolta perde il contatto col pallone e lo scippa Principe che vede in verticale il boss! Attenzione ancora il boss in possesso, palla! Ed è calcio di rigore Roma! Calcio di rigore Roma! Incredibile! Calcio di rigore Roma! Lo batte il capitano, il numero 7, Fede Marconi contro Dario. Parte la ricorsa. Attenzione Fede Marconi! Centrale ed è gol! 6-2 Roma! Baffo spazza, Crispo meraviglioso per Di Mauro, come si intendono questi due pallone per Fius e sono 7 per il Napoli. Mamma mia, mamma mia, esplode lo stadio del Napoli. 7 gol, fantastico, ma caldissima in campo. 7 le reti segnate dai suoi, prova ad andarsene. Forse chiede troppo che lui raid, prova ad andare, Baffo prende il pallone, grande chiusura, subito il pallone, immediatamente il recupero palla, Dario al rilancio a cercare Crispo, cerchio di centrocampo, Crispo si gira, osserva i compagni, Crispo fa tutto da solo e ne fa un altro, che bomber Crispo, il numero 9 del Napoli. Al rilancio Antoine, incredibile, sembra un po' Neymar, poi ancora il pallone, game over, il Napoli asfalta la Roma. Fede, è finita questa partita, ma che è successo? Che cosa è successo?
che il Napoli si è goduto una bella serata e sono contentissimo per Andrea Fius, contentissimo per le persone che sono venute qua per il Napoli. Mi dispiace perché saremo sfortunati, ma ogni volta che il Napoli ha un problema con mister magari che è infortunato pesca un fenomeno e sarà tanta fortuna. Io non conoscevo Kitz, ma stasera si è visto bene. Il Napoli ha giocato una partita di calcio con dei calciatori in campo che erano di tutt'altro livello rispetto ai nostri. Bravi loro, noi non prendiamo la prima umiliazione da un punto di vista calcistico, purtroppo, perché un risultato del genere era già arrivato contro il Milan. Non posso dire nulla se non che col Napoli ci vediamo a Roma al ritorno e che adesso mettiamo la testa al 28 perché c'è Roma-Lazio. Ma io, tu dici tanto, sono stati bravi, però sento un po' di astio nelle tue parole. C'è qualcosa che non doveva andare? Hai parlato di un giocatore che non era allo stesso livello. Che è successo? Ma non è successo niente, semplicemente noi facciamo delle squadre che immaginiamo siano equilibrate. Non possiamo conoscere tutti. Nel momento in cui si fa male un giocatore e va sostituito, io sto sempre molto attento e lo faccio da 6 anni. Essendo l'organizzatore mi preoccupo sempre del... non voglio che la mia squadra sia troppo forte rispetto all'altra per tenere un contenuto decente e per essere corretto nei confronti degli altri. Sicuramente è sfortuna, no? Da parte nostra. Mettiamola così, perché ho detto, sono fortunati, sarà che a Napoli sono tutti molto forti a giocare a pallone. Abbiamo scoperto Simone Crispo, abbiamo scoperto Matthew, abbiamo scoperto Dario in porta e oggi anche Kitz. Bravi loro, ripeto, non meritavano di perdere contro la Lazio e sono contento che abbiano vinto oggi. Però la YouTuber League finisce a maggio. Non lo so, ci siamo trovati bene, un ambiente che dal primo all'ultimo minuto ci hanno sostenuto e questo penso che questo abbia influenzato molto sulla partita, anche sull'avversario, diciamo. Cioè, più per l'avversario è stato tosta giocare questa partita con questo pubblico che per noi, perché noi eravamo, diciamo, fomentati da questa gente, mentre loro fuori casa, diciamo, possono aver iniziato la partita un po' di paura. Allora, vincere ce l'aspettavamo perché devi sempre pensare di vincere, però non di dominare come abbiamo fatto.